Del sindaco calabrese. Chi vi parla è presidente dell'Associazione dei Comuni della Locride, che rappresenta i 42 comuni che insistono su questo territorio. Vi porto i saluti da parte di tutti i colleghi sindaci. Perché sono qui presente? Oltre che per portare i saluti doverosi per l'iniziativa, è molto importante perché effettivamente l'Unione Europea in questi anni l'abbiamo vissuta più come un'imposizione, come un'unione lontana da questo territorio. L'abbiamo vissuta come un'unione economica, un mercato economico. E come diceva Giovanni che mi ha preceduto, questo territorio forse è stato tagliato fuori da questi processi di sviluppo. E oggi l'Europa non è più quel mostro di burocrazia che ci ha vincolato moltissimo nella spesa dei finanziamenti che sono arrivati, che ha causato moltissimo ristoro delle risorse economiche che erano state assegnate per l'Italia proprio per questo aggravamento del procedimento amministrativo per impegnare e spendere le risorse economiche. Noi sicuramente, quando dico noi, dico la classe dirigente della Calabria e della Locride, ma in particolar modo la burocrazia comunitaria che ha vincolato le spese a determinati regolamenti che spesso ci hanno portato a perdere.